Vico Uguaglianza è proprio lì giù, all'Annunziata, a due passi da via Bertone e Palazzo Fienga, il regno di Don Valentino, dei suoi figli e dei suoi gregari, in pieno quadrilatero delle carceri, al centro storico di Torre Annunziata. Dall'alto è un cumulo di cemento, macerie ed assordante silenzio, un centro dimenticato da tutti, politica, istituzioni locali, forse anche da Dio, i cui palazzi fatiscenti e pericolanti rischiano di crollare al minimo soffio di vento. Eppure quel centro ha rappresentato per anni il fiore all'occhiello della città, ricco di laboriosi molini e pastifici, custode dei segreti della fiorente arte bianca oplontina. Anche Palazzo Fienga, oggi vuota roccaforte camorristica, ancora in piedi quasi per miracolo ed in attesa dell'ennesimo annunciato sgombero, era in origine il pastificio di Don Annibale. Poi la tragedia dello scoppio del 46, la crisi industriale degli anni 70, la scelta di far soldi facili con droga e contrabbando, ma soprattutto il terremoto dell'80, segnano il declino della zona sud di Torre Annunziata. Il degrado, l'abbandono e l'incuria prendono il sopravvento, spazzando via ad un sol colpo il ricordo di quei quartieri strategici per lo sviluppo della città. La politica, nel frattempo, dorme o finge di occuparsi del problema, concentrando la sua attenzione sulla Torre Bene, da Piazza Santa Teresa al Palazzone, per intenderci. Il resto finisce nel lento e colpevole oblio. Amministrazioni locali che si succedono a ritmo vertiginoso promettono la riqualificazione immediata, sprecano fiumi di inchiostro per progetti che restano però solo su carta. Polizia e carabinieri sferrano un durissimo attacco alla camorra, distruggendo il mercato della droga a cielo aperto, che negli anni ha preso il posto degli antichi pastifici. Il progetto è ambizioso. Il sindaco Starita vuole trasformare Palazzo Fienga da simbolo di degrado a presidio di legalità, inaugurandovi al suo interno addirittura il nuovo commissariato di Torre Annunziata. È il 29 aprile 2010 quando il progetto muove i primi passi con l'esecuzione dei primi sgomberi. Qualcosa evidentemente si inceppa. Dall'alto il quadrilatero è tutto, tranne che bonificato. Ci saranno luci e videocamere per evitare che Torre torni presto frenetico droga shop, ma i balconi e i palazzi continuano a sbriciolarsi. Ieri l'ultimo atto, una tragedia solo sfiorata. L'annuncio di nuove misure di emergenza da parte della nuova giunta, convocata in fretta e furia per dar subito l'impressione di sbrogliare la matassa. La regione ci aiuti, servono fondi immediati. Per la definitiva bonifica occorrerebbero 100 milioni di euro, tuona Palazzo Criscuolo. Altro che gli spiccioli promessi nel 2009. Servirà tempo, arriveranno nuove ruspe. Intanto, dall'alto, il quadrilatero oggi si presenta così, come il cimitero di speranze e sogni.